Ma ve la sentireste di spogliarvi quasi nudi ed esporvi a temperature di 150 gradi sotto zero? Un gelo simile non c'è neanche nel posto più freddo del mondo. Eppure, il decatleta Mustafa Abdul Rahim si appresta a fare proprio questo. Mustafa si è offerto volontario per testare un nuovo trattamento chiamato crioterapia integrale. Ci si sottopone per vedere se aiuterà il suo corpo a riprendersi da un intenso regime di allenamenti. È risaputo che l'acqua fredda e il ghiaccio aiutano gli atleti a recuperare più in fretta, perché fanno restringere i vasi sanguigni e rallentano il rilascio nell'organismo dei globuli bianchi, che causano dolore e ostacolano la guarigione. La crioterapia si basa su quello stesso principio. Questo nuovissimo macchinario mira a utilizzare il gelo per aiutare il corpo a guarire più velocemente. La temperatura nella cabina può scendere fino a 195 gradi sotto zero. Normalmente la manteniamo fra i 150 e i 160 sotto zero, perché è la temperatura ottimale. Mi sembra di stare in cima all'Everest, anche se non ci sono mai stato. Inviamo un getto d'aria fredda sulla superficie della pelle. Arriva al massimo a una profondità di mezzo millimetro, perciò non è un freddo penetrante e non congela i tessuti. La temperatura gelida nella cabina stimola il sangue a defluire dalla pelle e dai muscoli verso il centro del corpo. Il sangue viene spinto verso il centro del corpo e circola nei vasi interni per circa 2 minuti e mezzo. Poi, quando la persona esce dalla cabina, i vasi sanguigni si dilatano e c'è un afflusso di globuli rossi nelle estremità, nelle giunture e in tutto il corpo. I benefici per gli atleti sono che recuperano più in fretta. Se parlate con un allenatore di un qualsiasi sport o con un atleta di qualsiasi disciplina, vi diranno che il recupero è fondamentale. Se riescono a ridurre i tempi di recupero e a sottoporsi a un altro allenamento intenso mentre il loro avversario non può, saranno avvantaggiati.